Ciao, sono Patrick Sheriff e oggi commento tra le rime Paolo e Francesca di Claver Gold e Murubutu. Il componimento fa riferimento al quinto canto dell'Inferno dantesco, in particolare all'episodio di Paolo e Francesca. Se vuoi rinfrescarti la memoria sia sul canto che sulla storia dei due amanti, sul canale ci sono dei video dedicati all'argomento. Trovi il link in descrizione. Cominciamo! Il componimento di Murubutu e Claver Gold presenta una struttura bipartita, riflettendo così quella bipartizione presente nel discorso che Francesca rivolge a Dante. Francesca, infatti, nella prima parte del suo discorso racconta l'origine dell'amore che l'ha legata a Paolo e la loro tragica fine. Nella seconda parte, invece, narra il momento in cui i due amanti sono stati travolti dalla passione e hanno commesso quel peccato per cui sono finiti all'inferno. La strofa di Murubutu fa riferimento a questa seconda parte del discorso di Francesca. Fin dai primi versi, infatti, vi è l'avvio di una vera e propria narrazione che in pochi versi comunica il tempo, lo spazio e i protagonisti della storia. Là era sera, lui leggeva, lei guardava in basso, lei temeva quei suoi occhi, vetri di un acquario, quei pensieri che nuotavano in cerca del caldo. In questi versi, però, c'è molto di più che dei semplici riferimenti narrativi. Infatti, già dalla fine del primo verso comincia a delinearsi la psicologia e il mondo interiore dei personaggi. Francesca guarda in basso, timorosa dello sguardo di Paolo, poiché all'interno dei suoi occhi può trovare tutto l'amore che le è stato negato. A tal proposito, mi limito a ricordare che Francesca era sposa di Gianciotto Malatesta, un uomo rozzo, scortese e fisicamente brutto. Era nato con una malformazione fisica che lo costringeva a zoppicare e per questo era detto lo sciancato. Secondo una tradizione risalente al Boccaccio, Francesca sarebbe stata ingannata, in quanto le era stato fatto credere che avrebbe sposato il bello ed elegante Paolo Malatesta e non il rozzo e deforme fratello di quest'ultimo, Gianciotto Malatesta. La lettura del Boccaccio non ha la minima valenza storiografica. Tuttavia, ci aiuta a tenere bene a mente che quello di Francesca e Gianciotto non era un matrimonio felice all'insegna dell'amore, bensì un matrimonio di interesse politico finalizzato ad avvicinare la famiglia del signore di Rimini e quella del signore di Ravenna. Murubutu racchiude magistralmente in pochi versi tutto lo sconvolgimento interiore che Francesca vive quando è vicina a Paolo. Francesca non è amata, ama Paolo, non Gianciotto, ma sa benissimo che quel suo amore è proibito. Francesca non sa però se il suo amore sia contraccambiato o meno. E così, nei suoi gesti e nei suoi pensieri, si muovono desideri e paure contrapposte. Teme di essere rifiutata, ma anche di essere contraccambiata. Non vuole infrangere la legge, ma non vuole nemmeno trascorrere tutta la propria vita accanto ad un uomo che non ama e che non la ama. Si trova così in una situazione di stallo da cui viene liberata dal bacio tremante di Paolo, un bacio annunciato proprio da quello sguardo che tanto temeva nei suoi pensieri. Pensieri che non sapevano negli occhi custodisse un raggio, poi come in un lampo, apparso dentro allo sguardo. Il riferimento alla poesia stilnovista è palese, in Dante come in Murubutu, ma in quest'ultimo è sottolineata la dimensione emotiva attraverso metafore meteorologiche volte a sottolineare l'immediatezza di quel luminoso attimo in cui i due amanti incrociano gli sguardi. La loro passione si libera, le emozioni hanno il sopravvento e c'è spazio solo per la passione travolgente. Il petto arde, il tempo si ferma e il cuore batte forte come un tamburo. A questo punto però Murubutu si trova davanti a un problema non da poco. Il bacio di Paolo e Francesca rappresenta un momento eterno, l'apice, il termine di una narrazione. Il lettore deve fermare quell'atto
attimo nella sua mente per poterne esplorare appieno la grandezza e l'immensità. Il bacio tremante di Paolo e Francesca, infatti, è espressione dell'assoluto, di ciò che sta fuori dal tempo e dallo spazio, in quanto il loro amore, reso concreto da quel gesto, è fuori da ogni regola sociale. È un amore che non può esistere e che pertanto, dovendo stare fuori dal tempo degli uomini, non può che essere eterno. Dante, dal canto suo, risolve il problema facendo terminare il racconto di Francesca proprio in quel preciso momento. La bocca mi basciò tutto tremante, Galeotto fu il libro, e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. In seguito, nel canto dantesco, l'attimo del bacio viene prolungato dal pianto continuato di Paolo e dallo svenimento di Dante, tutti elementi narrativi che permettono al lettore di concentrarsi su quel bacio che diviene così una sorta di centro gravitazionale attorno a cui gravitano tutti i pensieri e le emozioni degli altri personaggi. E Murubutu come risolve Murubutu questo problema? Come dare eternità a quel bacio all'interno della sua narrazione? Cauto, un bacio tremando, fuggì su di lei e tutto lo spazio attratto dentro un abbraccio che sfidava mille leggi e almeno 100 dei. Murubutu molto abilmente fonde lo spazio e il tempo attraverso l'immagine dell'abbraccio di due amanti. Fuori dall'abbraccio ci sono le leggi degli uomini e della religione che sono state infrante, ma c'è anche il regolare scorrere del tempo. Dentro quell'abbraccio, invece, c'è un mondo nuovo, un mondo diverso che risponde a proprie leggi e segue il tempo dell'eternità. L'abbraccio diviene così il culmine narrativo di un'esplosione che si trasforma in implosione. Il tempo si fa eterno tra le braccia dei due amanti, e quell'attimo eterno viene bloccato all'interno di un'altra eternità, quella infernale del secondo cerchio, dove appunto i due amanti volano abbracciati, come se al disciogliersi di quell'abbraccio anche il tempo potesse riprendere a scorrere regolarmente. All'interno dell'abbraccio le paure di Francesca si dissolvono non attraverso un ragionamento logico e razionale, ma in uno slancio irrazionale verso un amore che sulla terra non può esistere, e lei sarebbe andata ovunque, basta stare insieme, anche in un cerchio dell'inferno dentro un vento eterno. Murubutu riesce così a narrare lungo il resto della sua strofa l'eternità di un attimo che in Dante era narrato in un solo verso. Tale operazione è ancora più evidente nel ritornello cantato da Giuliano Palma, in particolare in quel verso Io muoio di te. Tale verso, oltre che un'espressione poetica, racconta anche una storia. Proviamo ad analizzarlo in due momenti. Parafrasandolo, da un punto di vista narrativo, a livello intertestuale, possiamo leggerlo così. Io Paolo, o io Francesca, muoio a causa tua, per averti amato, nonostante il nostro fosse un amore vietato, per il quale sono stato ammazzato. Da un punto di vista poetico, il verso è il ribaltamento della comune frase «Io vivo di te», che potrebbe parafrasarsi così. «Io vivo grazie a te, che sei come l'aria. Per vivere ho bisogno della tua presenza. Io muoio di te», dunque, racchiude in sé l'attimo, il momento dell'uccisione dei due amanti, ma racchiude anche l'eternità della morte e della punizione a cui i due amanti sono condannati per sempre. Io muoio di te, io muoio a causa del peccato che ho commesso e per l'eternità sarò punito, ma anche per l'eternità resterò abbracciato a te, senza cui non posso stare. Passiamo adesso alla strofa di Clover Gold. Se in quella di Murubutu avevamo a che fare con un narratore che racconta la storia dei due amanti, in quella di Clover Gold troviamo un vero e proprio soggetto lirico che, da un lato, ricorda una propria esperienza amorosa,
dall'altro dà voce al personaggio di Paolo. Da un punto di vista dell'intertesto poetico, la strofa di Clover Gold fa riferimento alla prima parte del discorso che Francesca tiene nel quinto canto dell'Inferno, più specificatamente ai celebri versi: Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Sulla base del canto dantesco, Clover Gold canta la fatalità della forza amorosa, l'inevitabilità di amare chi ti ama e la dolorosa tragicità che l'amore rappresenta. Ma attraverso l'intertesto dantesco, Clover Gold compie anche un parallelismo tra la sua storia e quella di due amanti. Così, in una prospettiva moderna, nella sua strofa è cantata la nascita di un amore impossibile, destinato a morire fin dall'inizio. Tu sei partenza, ma senza ritorno. O ancora, il tuo ricordo mi abbandona, il tuo profumo si fa spilli, bucca ed ossessiona. Il poeta ricorda ciò che è accaduto e nel suo ricordo il dolore si risveglia suscitando una malinconica nostalgia. E ti amo come allora, ma qui l'inferno ci ha rubato il tempo, ci ha abbandonato dove sempre è sera. Nella strofa di Clover Gold non vi è il bacio tutto tremante, non vi è l'abbraccio eterno e non vi è nemmeno l'amore che sfida le leggi del tempo e dello spazio. Vi è invece l'amore riportato alla dimensione quotidiana e concreta, con tutte le sue illusioni ma anche con le sue dolorose disillusioni. Così la storia di Paolo e Francesca, se in Dante e in Murubutu appare tendente all'assoluto e di conseguenza rappresenta un'esperienza impossibile per il lettore moderno, in Clover Gold la stessa storia viene ridimensionata, riportata alla realtà e alla quotidianità. Ma non per questo l'intensità della sua forza e del sentimento che ne scaturisce viene meno, anzi ne risulta rinforzata. Infatti il lettore può rispecchiarsi nelle parole di Clover Gold e magari ritrovarvi dei riferimenti alla propria storia personale. E così l'amore doloroso cantato da Clover Gold diviene allegoria moderna di quegli amori destinati a finire prima di cominciare, di quelle relazioni a distanza che non resistono al tempo e allo spazio, di quegli amori proibiti di una sera o di un'estate, che però hanno l'ingannevole apparenza dell'eternità. Ed ora scusa ancora se ti ho amato, in un rapporto complicato dove non esiste il fatto, perché un amore vero non può essere giudicato come il nostro primo bacio, tentazione e poi peccato. Per comprendere il valore del componimento di Murubutu e Clover Gold occorre ricordare la tradizione letteraria a cui si accodano questi due poeti. Una tradizione che da Dante passa per Boccaccio, Bandello e mille altri poeti e narratori. Se in Dante abbiamo Amor, ch'a nullo amato amar perdona, in Boccaccio, nello specifico nella prima novella della quarta giornata, troviamo Guiscardo che risponde a Tancredi: Amor può troppo, più che né voi né io possiamo. Mentre in una novella di Bandello, di cui mi scuso non ricordo il titolo, leggiamo: a Venere dispiacque non donargli amore, essendo ella amata. Murubutu e Clover Gold si collocano dunque all'apice di questa tradizione, cantandoci lo spazio attratto dentro un abbraccio e suggerendoci che un amore vero non può essere giudicato, ricordando così all'uomo contemporaneo quella forza irresistibile e incontenibile dell'amore, o meglio di amore, con la A maiuscola, di amor ch'a nullo amato amar perdona.